Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Gli arbitri cominciano a giocare in campo, quindi quando l'arbitro gioca in campo e si mette la maglia di una squadra addosso, tutto diventa molto confuso anche per noi poveretti che dobbiamo osservare dall'esterno. Augusto? Ma io parto da un presupposto. Noi finora abbiamo, penso che sono settimane, settimane se non mesi, in cui diciamo che siamo in ritardo. È evidente che mettere un controllo concomitante su, perché così si definisce, su dei progetti che ancora devono partire, in ogni caso tu crei un nuovo passaggio, quindi i ritardi, se tu hai questa serie di meccanismi, non li recuperi. Per cui mi sembra abbastanza pragmatico, diciamo, intervenire prendendo un meccanismo che era già stato utilizzato da Draghi, ma forse anche dallo stesso Conte per quanto riguarda la pandemia. Sì, perché? Semplificazione. Ecco, perché tu avevi la necessità, diciamo, di prendere delle decisioni e casomai fare un controllo a posteriori, che è la cosa anche più logica in un momento in cui i progetti ancora non li abbiamo. Allora, se davvero c'è questo spirito costruttivo da parte di tutti, io immagino che non è che poi questa cosa qui, se ci sono, diciamo, degli inghippi, delle cose non fatte bene, del malaffare, non vengono controllate dopo. Per adesso la priorità per non perdere i soldi è mettere subito in campo i progetti. E penso che sia la cosa abbastanza logica, naturale, neutrale, diciamo, perché mi sembra la cosa più diciamo, in un momento sì, in di cui... Sì, di buon senso, ho capito cosa dici. È di buon senso, cioè... Ma